La Regione convochi subito un tavolo per la ripartizione dei fondi nazionali per l'alluvione e aiuti i piccoli comuni. Lo chiedono i consiglieri regionali del PD dopo il sopralluogo effettuato in Val Bormida insieme ai parlamentari savonesi del Partito Democratico e agli amministratori locali. Un aiuto per cercare di venirne fuori e trovare queste energie che servono, energie anche economiche, soprattutto economiche, che servono per sbloccare una situazione. Situazione a cui bisogna mettere rimedio presto e soprattutto una situazione a cui non si può più pensare a interventi spot, bisogna andare a ragionare su interventi comprensoriali di questa vallata, sull'asta del Bormida, cercare specialmente di dare una risposta precisa e rapida al problema delle fognature, che diventa un problema importante anche dal punto di vista ambientale. Quindi credo che sia una situazione a cui la Regione deve mettere mano, deve soprattutto mettere a disposizione i soldi, ma anche, credo, le strutture per riuscire a dare delle progettazioni che consentano di andare a reperire quei fondi necessari per dare una risposta in tempi rapidi. Speriamo che, oltre al primo aiuto che ci ha dato in questo caso la Regione per rifare il ponte Brignetta con un finanziamento di 270 mila euro, speriamo che arrivino altri fondi oltre agli 11 milioni già stanziati, una cifra molto importante già stanziata dal governo, però credo che per tutti i danni nella provincia di Savona e anche di Imperia non siano sufficienti, quindi noi auspichiamo che arrivino anche altre Siamo risorse. nella zona sportiva di Cengio dove abbiamo subito un danno che ammonta a circa 1.300.000 euro. Abbiamo i due campetti in sintetico completamente distrutti, il campo da calcio uguale, lo sferisterio è stato distrutto anche quello. E qui siamo di fronte al bar che è stato anche questo inondato, per cui abbiamo due anzi quattro persone che hanno perso quattro posti di lavoro. E poi l'area è stata tutta esondata, quindi bisogna ripulirla. Abbiamo, come si vede, mucchi di terra che andranno portati in discarica. Quindi è un rifare poi tutta l'asfaltatura, il campo da beach volley. Cioè qui è un milione, abbiamo 1.300.000 euro di danni. Quindi questo l'ammontare quantifica un po' qual è stato il risultato che purtroppo ha dato questa alluvione del 24 novembre. Abbiamo trovato molti problemi, risorse stanziate per le somme urgenze non sufficienti, ma soprattutto la necessità di fare una progettazione lungo il Bormida. Sono troppi i punti in cui, soprattutto per il sistema fognario, abbiamo bisogno di una strategia. Tutta la depurazione delle acque, tutto il sistema di tutela dell'igiene va rivisto in un quadro di insieme che coinvolge molti comuni. Credo sia compito della Regione intervenire con un progetto di breve e medio periodo che sia risolutivo, perché evidentemente quello che è accaduto potrebbe ricapitare e anche in maniera più drammatica, visto il dissesto che si è realizzato a fronte degli ultimi eventi. Poi ci sono anche dei piccoli interventi in ciascun comune. Credo che questo sia un compito con l'ausilio della provincia della regione, fare una pianificazione strategica e dare una risposta sulle somme urgenze subito, capire quali sono le priorità e come suddividere le risorse disponibili tra i comuni e poi capire nell'arco di un certo numero di mesi con quale progettazione, quali sono le soluzioni da prendere in via definitiva.